Numeri pronti ad essere distribuiti anche per questa scoppiettante settimana. Sorpresa, certezza, c'è sempre di tutto da vietare ai nostri appassionati della terza serie. L'Audace Cerignola conquista la terza piazza per rendimento interno e aggancia la Virtus Francavilla a quota 33 punti. Proprio la vittoria sui Virtusini al Monterisi ha sancito questo nuovo significativo dato ad una delle compagini più in forma del 2023. Quella di Pazienza, infatti, è diventata una bellissima realtà. Non si scherza neanche a Potenza, la scuola di Raffaele è salita a quota 40 punti in classifica e per rendimento. Nell'ultima 5 partite e dietro solo al Catanzaro con 11 punti conquistati. Caturana a suon di gol sta portando i lucani nelle zone di classifica che contano. Sono 9 rigori subiti dall'Avellino, 4 nelle ultime 5 partite, un po' troppi, alcuni generosi, ma sta di fatto che quella biancoverde è la compagine di tutto il girone che ne ha subiti di più. 3 sono stati parati dal buon Pasquale Pane, 2 però inutili ai fini del risultato finale, quello del Ceravolo e al Monterisi di Cerignola. Una sola vittoria contro il Latina per il Taranto di Capuano che dal 5 febbraio non riesce più a gioire ed è netta flessione. Inoltre per il Mini One, nelle ultime 10 partite sono arrivati 6 pareggi e tutti con il punteggio finale di 0-0. Prima vittoria per Mr. Tocchesci da quando è alla guida delle Vespe, quella del derby con il Giuliano è stata per la Juve Stabia una affermazione pesante, perché consente alle Vespe di continuare a correre verso i playoff.